Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua oggi lunedì 17 giugno 2019 a fare questo video di trading. Allora, accendo la mia dashboard e subito ho visto questo GBB CAD interessante. Andiamolo a controllare per bene, iniziamo subito senza preamboli perché vedo qualcosa di interessante. Allora, ci siamo, è il momento, GBP CAD può andare ragazzi, GBP CAD, eccolo qua, 87%, M15, ci siamo, M15 al ribasso, 1 euro mi ha messo, devo mettere da 100, ok, al ribasso, perfetto, siamo entrati con 101 dollari, però va bene. Eccolo qua, GBP CAD ribasso, andiamoci a guardare l'operazione. E beh, sembravano esserci proprio tutti i presupposti per questa, controlliamo meglio anche qua, soprattutto qua, e M30, sì, c'erano tutti i presupposti, anche perché la nostra dashboard ci dava tutti i pallini allineati. Allora, cosa ho fatto? Spieghiamo a chi si connette oggi. Allora, io utilizzo questa dashboard, detta anche lavagna, proprio dall'inglese, che mi va a indicare per queste coppie di valute che ho aggiunto io, che sono aggiungibili, si possono aggiungere liberamente, mi va ad indicare la posizione di alcune situazioni che noi andiamo a guardare per applicare la strategia Revolution, che sarebbe questa qua, che utilizza questi tre bellissimi grafici in tre time frame e questi bellissimi indicatori. Ho visto che qui mi dava una situazione interessante in GBP CAD, e dopodiché che ho fatto? Sono entrato, perché effettivamente andando a studiare il grafico l'occasione c'era. Allora, momento di ingresso preciso alle 15.01 di lunedì 19 e 17 giugno 2019, e l'operazione si chiuderà, signori, alle 15.16, durata da 15 minuti, qua abbiamo poi più preciso, prezzo di ingresso 1.609601. La prima operazione, beh, siamo più o meno lì, avevo messo un dollaro, quindi avevo tra virgolette sbagliato. Aspettate un secondo. Ah sì, ok. Avevo quindi sbagliato. Bene. Attendiamo naturalmente questa discesa. Benissimo. Detto questo, diciamo subito, così ci togliamo il pensiero, che cos'è quindi questa strategia Revolution? Ebbene, la strategia Revolution è una strategia che io sto applicando, che si applica e che utilizza dei time frame che vanno da 10 minuti sino anche ad un'ora, e andiamo a guardare più indicatori e c'ha una profittabilità molto alta, siamo già sull'80%, non è che il neofita, cioè la persona che all'inizio, raggiunge facilmente l'80%, cose che, ripeto, mi vengono segnalate anche da voi continuamente, ed è la cosa più bella che questa strategia possa darci, sono grosse soddisfazioni. Come si ottiene la strategia? Allora, per chi vuole iniziare a fare trading con la mia strategia, ci sono diversi percorsi, eccoli qua, li prendiamo subito così evitiamo fraintendimenti ed altro. Allora, c'è la possibilità di acquistare solo la strategia Revolution, quindi soltanto l'ebook, al prezzo di euro 130. C'è la possibilità di prendere la strategia Revolution più una lezione a euro 150, un'offerta buona perché altrimenti la lezione starebbe da sola a 50 euro, quindi si risparmia. Strategia Revolution più lezione più la strategia a 60 secondi, euro 200. Il videocorso completo per neofiti, euro 600. Cosa intendo videocorso completo? Allora, io durante il percorso mi sono accorto di questo, che molti di voi avevano bisogno di una rinfrescata, di una ripassata di alcuni concetti di analisi tecnica. Inoltre, negli anni, l'applicazione della Revolution ha fatto venire fuori che cosa? Ha fatto venire fuori che tutti gli spunti che noi abbiamo inserito nel PDF su altre situazioni di analisi tecnica
possono e sono davvero utilissimi. Ad esempio, vediamo in questo caso, beh, in questo caso ne abbiamo qui, cioè, si capiva anche qua, guardate qua, per esempio, un'ombra lunga, si sa che scendeva. Allora, naturalmente, non l'analisi tecnica da sola non basta, perché anche statisticamente basta guardare un grafico, non ci riesce a dare un numero di ingressi o una performance sufficiente, ma mixata con diversi indicatori, tra cui quelli della Revolution, e soprattutto approfondimento, può naturalmente farci andare alla grande. E allora ho deciso di fare un videocorso che sia comprensivo di tutto. Nel videocorso c'è praticamente 13 video lezioni, gli argomenti sono supporto e resistenza, accumulazione e distribuzione, il trend, le candele giapponesi, la Revolution approfondita, la Revolution pratica, la 60 secondi, il calendario economico, insomma abbiamo diversi argomenti. In più, tutto compreso, si hanno tre PDF, che è il PDF della Revolution, il PDF della 60 secondi e il PDF anche di un altro approfondimento sul calendario economico. Tutto compreso nel prezzo, che è 600 euro per il neofita, cioè la persona che mi conosce ora e vuole fare questo corso completo. Raga, più completo di questo vi dico, non c'è nulla. Il videocorso invece, per chi possiede già le strategie, allora io capisco che molti di voi avevano già acquistato la strategia prima che uscisse il corso, ma vorrebbero farlo, non c'è alcun problema. Il prezzo è un prezzo naturalmente di favore, inferiore certamente, perché voi avete già acquistato la strategia, non è che la comprate due volte, ma ho tolto anche qualcosina per appunto favorire le persone che mi seguono da sempre. Quindi il videocorso per possessore delle strategie, euro 300. Invece questo bellissimo gioiellino che è la dashboard, ha un prezzo di euro 100 all'anno, quindi abbonamento annuale. Verrete contattati dal mio programmatore, dal nostro programmatore, per l'installazione e l'assistenza relativa alla dashboard. Sarete inseriti immediatamente dopo il pagamento anche nel gruppo Telegram, dove si discute, ci si scambiano opinioni e consigli relativi appunto alla dashboard Revolution. Detto questo, vediamo un po' se oggi siamo fortunati che riusciamo a fare un video molto abbastanza breve. Mi è veramente bastato, poi mi credete o non mi credete, accendere la dashboard, mettermi ad ascoltare un po' di musica e è uscita subito un'occasione. Così è il nuovo modo di fare trading, perché la dashboard ci evita di andarci a cercare le valute in questi grafici. Non perché non sia bello, però immaginate di dover fare ta ta ta, cambiare ta ta. Cambio per guardare quello che la dashboard poi ci dice in maniera molto più sintetica e pratica. Quindi c'è un grande, grande, grandissimo vantaggio nella dashboard. Allora, la nostra operazione sta andando bene, siamo alla metà, 7 minuti e 20. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, altra cosa che vi volevo dire, sto utilizzando naturalmente il broker Pocket Option. Lo dico anche in questo video, sempre perché qualcuno magari si connette ora e me lo chiederà. Ragazzi, è un broker. La mia opinione è questa, poi è opinabile, pensatene che volete. È sicuro, paga ed è serio da questo punto di vista. Punto. Quindi, molti di voi me lo chiedono: è sicuro, Giovanni? Voglio il tuo parere? Sì. La mia opinione è sì. Può avere difetti la piattaforma, come vi ho detto, ad esempio andiamo a guardare, alcuni payout sono bassi, 26, 39, 40, eccetera, eccetera, a volte le mette in OTC, ma non ne abbiamo OTC, però, eccetera, eccetera, ma questa è un'altra storia. Io parlo di deposito, prelievo e soldi, è serio, quindi finanziariamente si comporta molto, molto bene. Ho deciso, come vi ho sempre spiegato, di tornare ad utilizzarlo, dato che è quello che voi utilizzate per la maggior parte, o anche se non lo utilizzate, un passaggio ve lo fate sempre. Allora mostriamolo una volta in più. Vi ricordo a tutti che avete sempre, per chi vorreste iniziare con Pocket Option, il mio link, che lo trovate sotto tutti i miei video, per fare iscrizione e versamento. Se mi contattate un po' prima, il primo versamento lo potete fare anche anziché di 50 dollari col mio link, anche di 10 dollari, generandovi io il codice da inserire. Quindi c'è quest'altra ulteriore possibilità. Benissimo, ragazzi, guardate che bella come sta andando bene. Ah, alcuni di voi si lamentavano dicendo che Pocket
non gli apriva le posizioni in tempo, gli faceva perdere un po' di latenza, eccetera. Allora, è antipaticissimo questa cosa, lo so, figuratevi, però guardate qua questa operazione, cioè noi non è che stiamo traballando qua, che quella piccola latenza gli può dare problemi, noi qua la prenderemo di parecchio, cioè, chiaro. E vi ricordo anche l'importanza del time frame, vi faccio riflettere, guardate, quando l'operazione ha scoccato il quinto minuto, l'operazione ha avuto questo, chiamiamolo così, rimbalzo in alto, quindi nella zona che per noi sarebbe out of the money. Quindi, di dov'è questo? Quindi, se avessimo messo 5 minuti, avremmo perso. Ma siccome la lettura del time frame non è che la faccio a aria, non è che viene fatta d'aria, l'operazione è andata benissimo. Tant'è che, ottimo, ottimo, anche a livello di movimento e candele siamo a posto. Vi posso dire, ragazzi, che ci metto la casa sopra, come dico sempre. Qua, in questo momento, ci posso mettere la casa sopra perché l'operazione la prendiamo. Se perdo, penso a dormire da qualcuno di voi che intanto mi invitate, vieni semi-ospite, andiamo a mangiare insieme, andiamo a fare qua. Avessi il tempo, ragazzi, verrei volentieri, vi ringrazio. Ma vi dico, su questa operazione io ci metto la casa. A costo di dormire per strada stanotte se dovessi perdere. Andiamo dal notaio e portiamo lo strumento. Non so se si dice, allora, dalle mie parti, che è stato anche un po' dialettale, si dice appunto lo strumento, quindi l'atto. Andiamo a prendere lo strumento. Quando tu fai una scommessa, dici ok, vai a prendere lo strumento e mettici la casa sopra. Vado a prendere lo strumento e ci metto sopra la casa. Sono sicuro. Avrei gioco facile oggi. Vi tengo pronti, ragazzi, perché questa settimana no, la settimana prossima no, ma tra 2 settimane cosa abbiamo? Il video dei 1.000 euro. Sto preparando un video di un'operazione in cui metterò 1.000 euro e ci sarà davvero da divertirsi. Prima di partire per la Thailandia, speriamo di avere qualche fondicino in più, come è capitato già l'anno scorso e 2 anni fa. Speriamo bene, dai. Ah, altro suggerimento che già vi ho dato, ripetito a Juvat: quando vedete queste simpatiche bandierine, attenzione ad alzare, a cliccare, perché se cliccate una volta di più, vi fa entrare, adesso è tardi, vi fa entrare questo, che cos'è? Il copy signal, cioè lui vi fa copiare delle operazioni. Qui non vi dice nemmeno a quanto, a quanto di scadenza, che queste persone dalla nazione di cui rappresentano una bandiera fanno. C'è soltanto una cosa: prima cosa, noi non sappiamo chi sono queste persone, come stanno trattando, se hanno strategia o se trattano a cazzo. Seconda cosa, se il payout è del 60%, voi avrete un ritorno di circa il 40%, quindi un 20% in meno. Questo perché? Perché la persona, o il broker, mi pare comunque, giustamente voi pagate una commissione per il copy signal. Vediamo un po' se qua c'è qualcosa che ci fa fare. No, non ce la fa copiare. Infatti c'è il payout for copying, ok? Per cui, ad esempio, qui il payout è dell'87%. Se l'avessi copiato, in caso di vittoria, mi dava il 57-50. Quindi, ragazzi, già uno va a me mi è capitato di cliccare, di fare lo scemo, cliccai e mi trovai certe operazioni a 2 minuti, cioè senza criterio. Poi mi andò bene, però attenzione a cliccarci sopra le bandierine, perché se no vi fa entrare e rischiate di trovarvi con un'operazione che va male grazie a qualche bella testa di cavolo di chissà dove, ma soprattutto se poi andiamo anche a fare il solito diagramma costi-benefici, non ne vale la pena a quei payout che sono anche bassi, perché bisogna pagare la commissione per il copy. E non, ecco, vediamo qua se mi fa copiare questo russo. No, troppo tardi. Questo tunisino, polacco. No, non mi fido. Allora, ragazzi, 45 secondi e sembra che oggi posso dormire a casa mia. Stanotte posso dormire a casa mia. 39, dai, 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 dai. 32, 31,
Benissimo, benissimo, dai, dai, dai. Le prendiamo tutte e due naturalmente perché il punto d'ingresso è lo stesso, per l'operazione del conto è una. Vediamo anche il prezzo di chiusura quanto sarà, così chi vuole può andare a controllare anche immediatamente sulla MetaTrader se effettivamente l'operazione che mostro è reale, plausibile oppure sia fiction. Guardate, guardate che bello, guardate, guardate, mamma mia, bellissimo, quando capita così è bellissimo, signori. Ah, che bello. Operazione perfetta. Allora, abbiamo preso 88 dollari, 70 euro, mica male. E l'operazione ha chiuso a praticamente 1,68909 alle 15:16. Segnatevi questi numeri, numero di apertura e numero di chiusura. Andate sulla MetaTrader, come vedete, vi insegno anche io. Qui trovate uno spazio-tempo, perché questo è il tempo, questo è praticamente il diagramma cartesiano. Qui avete il prezzo, qui avete il tempo, per cui andate a vedere se a quel tempo vi era quel prezzo che io vi ho dettato. Così ci togliamo il dubbio. Qui trovate la scritta live in arancione, altrimenti troverete la scritta demo in rosso. Eccolo qua, ma dove sta? Eccolo qua, demo account. Passiamo al demo account, demo in rosso. Invece noi abbiamo fatto praticamente le operazioni con il live account, quindi non è demo, per cui più trasparente di così si muore. Ah, oggi credevo di stressarmi un po', invece sono contento perché abbiamo trovato l'operazione subito. Di solito, sapete, i video vengono un po' più stressati. Ma vi preannuncio che sicuramente il video dei 1000 euro sarà molto 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 stressante perché lì sarà più difficile entrarci, però non se ne parla oggi, non se ne parla questa settimana, se ne parla tra due, non la prossima, la prima di luglio, come video della prima settimana di luglio. Va benissimo ragazzi, allora ci aggiorniamo, grazie per l'attenzione. Vi ricordo e vi chiedo per favore di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale se non lo siete già, dato che molti di voi non lo sono. In più condividetelo su Facebook o laddove vi fa piacere con amici e quant'altro, perché si sta creando un bel movimento e devo dire che il trading sta prendendo di nuovo piede ed è una cosa molto 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 bella. Allora, ci vediamo domenica di nuovo con la diretta settimanale. E la settimana prossima con un altro video di trading. Ciao a tutti!